Disneyland Super Hall. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Come state? Io sono nella mia stanzetta di Disneyland. Lì dietro di me c'è l'altro letto su cui è coricato un certo tizio che vi saluta. Non vi dico dove è in sino, in un posto molto privato. Avete capito? Siamo durante l'ultima sera della nostra vacanza, appena rientrati in hotel, sono le 11 meno un quarto e faccio questo video per fare la haul direttamente da qui in modo da avere un ricordo reale della vacanza a Disneyland. Non vi dico il magone che abbiamo tutti, Enzo è da oggi pomeriggio che piange perché non vuole andare via e tra un po' capirete anche il perché e vi faccio vedere i tanti tanti acquisti che abbiamo fatto a Disneyland, però tutti si può dire per Enzo. Enzo quest'anno con i giocattoli è stato tirato, tiratissimo, si è fatto regalare sempre soldini dai nonni in modo da arrivare qui e potersi sbizzarrire e si è sbizzarrito. Gli è stato regalato un giocattolo grande al giorno più un giocattolino mini, quindi ci saranno molti giocattoli in questa haul. Parentesi. Per favore, se volete lasciateli i commenti, non vi risponderò. Ma non cominciamo con i commenti, ah, con la fame nel mondo, tutto questo spreco. Sì, è un haul pieno di sprechi, come quasi tutti gli haul del web. Se non fosse pieno di sprechi, non saremmo a Disneyland, ovviamente. Avremmo scelto un viaggio differente. Ma come sapete, noi ci concediamo una vacanza l'anno e ci piace farla. Bene, e abbiamo scelto di farla piccola ma più concentrata, diciamo così, che non più lunga, spendendo lo stesso e magari diluita nei costi, ma godendo più tempo di vacanza. Quindi ognuno sappiate soltanto che tutto quello che vedete in questa haul l'abbiamo comprato con i guadagni del nostro lavoro. Penso di essermi dilungata anche troppo in questo tipo di discorso, considerando anche il fatto che sono certa di interloquire con persone intelligenti. Allora, andiamo avanti e ritorniamo nel tono gioioso di questa haul. A 10 euro, sì, a 12, 10 euro, abbiamo comprato lui. Mi sembrava ovvio cominciare con lui. Enzo è stato il primo acquisto, l'ha voluto subito appena arrivato. In realtà il prezzo pieno era 12 euro, ma spendendo in boutique 20 euro veniva dato a 5,90 euro. E naturalmente noi, avendo speso più di 20 euro in boutique, l'abbiamo avuto a 5,90 euro. Un peluscino di Topolino che torna con noi a Catania con tanto tanto piacere. Allora, Enzo ama Toy Story, lo ama in maniera esagerata, ha iniziato durante il primo viaggio a Disney la collezione di Toy Story, ha comprato Woody, ha comprato Buzz, ha comprato qualche altro personaggino, quest'anno ha potuto finire la collezione grazie ai regali di nonna e di mamma e papà. E allora, cominciamo subito con la saga di Toy Story. I prezzi non li ricordo tutti, ma sì, hanno quasi tutti lo stesso prezzo, tranne una che costa meno. E costano tutti, signori e signori, 34,99 euro, quindi intorno ai 35 euro tutti i giocattoli di Toy Story, 35 euro uno. Allora, il primo giocattolo è Slinky, di cui qui c'è anche la giostra, vi faccio vedere, è il cagnolino snodabile. Eccolo qui. E Enzo poi vi farà vedere i suoi giocattolini su Potitoys se vorrete. E un attimo, ragazzi, perché non trovo come accendere Slinky. Dov'è l'interruttore? E premendo sul davanti Slinky si illumina e non solo si illumina, ma cambia anche modalità di illuminazione. E lo riponiamo. Questo viene venduto in questo salamino di plastica, adesso lo richiudo e lo rimetto in valigia.
Ci mancava Jessie e Jessie doveva esserci per forza, quindi Enzo ha voluto anche Jessie. Abbiamo avuto delle disquisizioni in famiglia su due dei giocattoli che ha scelto Enzo, poi alla fine vi chiederò anche la vostra. I due giocattoli sono Jessie, che è costata, questa è costata meno di 30 euro, quindi 29 mi pare, che è molto bellina, e l'altro giocattolo che ha voluto Enzo è questo. Po Pip, che è la fidanzata di Woody, sarebbero la fidanzata di Buzz e la fidanzata di Woody. Gabriele non gliele voleva comprare in quanto bambole. Io invece ho detto che secondo me non era questo il focus del discorso, il fatto che siano bambole, ma quanto il fatto che Enzo desiderava completare la collezione. Lui è un po' un nerd collezionista, quindi a lui servivano, tra parentesi, questi pezzi per completare i personaggi del film. Sia Jessie che Bo Peep. Silenzio. Bo Peep parlano e interagiscono con Woody, che a sua volta parla e che ci sta aspettando a Catania. Questa invece è costata 35. Voi avreste comprato a un maschietto le bambole? Io non ci O vedo. viceversa. O alle femminucce i personaggi maschili, ma sì, io ho visto molte femminucce con Woody, ma avreste comprato le bambole femmine al vostro figlio maschio? Io non ci trovo nulla di male, sinceramente. Gabriele invece era stranamente contrario. Mi ha stupito questa opposizione di Gabriele, però gli ho spiegato che giocare con una bambola non comporta nulla, né incide sul modus, né incide sul modo di crescere di un bambino. L'unica cosa è che lui voleva completare la collezione, quindi, essendo quelli di Bo Peep i suoi soldini regalati dalla nonna, io ho acconsentito a che lo comprasse e ho convinto anche Gabriele. Ultimo, no, penultimo personaggio c'è lui. Questo era un giocattolino piccolo perché è costato 10 euro, è il salvadanaio amico di Rex, di Woody e di quant'altro. Ultimo, ma non per importanza, ve lo faccio vedere nella scatola che adesso io comunque andrò ad eliminare, è Rex il dinosauro. Come porterò tutte queste cose a Catania? Non ne ho idea. Sì, anche questo 34,90 ed è bellissimo. Questo è veramente un giocattolo fatto molto molto bene. Non so cosa faccia, Menzo sa tutto. Parla anche lui, non so schiacciando cosa. Lo scoprirete magari su Potitoys quando Enzo ve li farà vedere in dettaglio. E questi quindi tutti i giocattoli di Enzo. Passiamo ai regali che ho comprato io per loro, cosine un po' più utili. Allora, per Enzino ho preso due felpe che userà durante l'anno invernale. Siamo partiti infatti con una sola felpa perché io avevo proprio idea di comprargli quelle felpe per portarle poi giù in Sicilia e farle usare durante l'inverno. Gli ho preso questa che è deliziosa, non so se riuscite a vedere la faccia di Topolino in velluto sul tessuto di felpa. Cappuccio dentro tutta in pile, è molto calda e molto bella. Pezzo sui 34, mi pare. E poi un'altra molto bella, sempre per Enzo. Ah, il prezzo proprio 34,99 sono costate le felpe. Un'altra molto bella che non gli ho fatto usare è questa col collo così. È Topolino inciso, pressato e rilievo. È bellissima, bellissima. Questo blu delavè con le spalline così tutte a costine, molto molto bella. Poi, sempre per Enzo, ma che userà tra qualche anno, ho comprato la felpa che ho usato io durante questa mia vacanza. Io, pur avendo portato i maglioncini, a un certo punto ho avuto freddo, ho comprato una felpa e l'ho comprata nell'ottica di la uso qua, poi la lavo, la metto da parte e tra un annetto la prende Enzo. E infatti ho comprato questa felpa grigia di Topolino, perché altrimenti, se fosse stata per me, avrei comprato Minnie. Anche questa in pile col cappuccio con scritto davanti Mickey ricamato il rilievo, ecco qua, e poi si apre con la cerniera tutto lungo e poi il dietro è così, bellissimo.
con il retro di Topolino. Bello, sembra un cartone in bianco e nero. Questa è una S per adulti. Enzo riuscirà a portarla tra un annetto e mezzo, massimo due, quindi è qui. E poi ultima felpa, ma per me questa è bellissima e racchiude proprio il senso del mio essere qui. Queste per adulti costano 39,99, quindi quella grigia anche. Questa l'ho presa una M perché non ha la cerniera ed è questa felpa blu più leggerina con il castello della Disney My Happy Place Disneyland ed effettivamente è proprio così. E questa scritta è ricamata e questa rossa è lurex, così come tutte le stelline, mentre il bianco è stampato. Un girocollo ampio, bellissima. Bellissima. L'ho presa più larghina perché queste felpone così mi piacciono un po' più abbondanti. Vi ho detto una bugia, Enzo ha altri due regali che sono Mrs. Potato e Mr. Potato e sono comunque smontati qua dentro. Vedete una scarpa e vedete il cappello. Questa era un giocattolo bellissimo. Il primo l'ha comprato Enzo da solo e infatti ha fatto poca roba. Il secondo c'ero da solo, nel senso era con suo papà e lui ha ficcato tutto dentro la scatola. Nel secondo c'ero io presente e qui dentro ci ho messo un negozio. In pratica la promozione era: prendi un corpo, dopodiché infila nella scatola tutti i pezzi che puoi, paghi solo 19 euro, solo 19,90. Allora Enzo si è fatto la sua Mrs. Potato con un paio di accessori, è andata alla cassa e ha pagato. Poi l'indomani, io avendo capito come funzionava, gli ho riempito Mr. Potato con tutti i suoi accessori e una miriade di accessori anche di Mrs. Potatoes. Perché? Perché ho farcito la patata, io da brava cuoca, ho messo tutti gli accessori dentro il corpo della patata, 25 paia di scarpe, insomma, gli ho fatto un corredo eccezionale. Quindi questi sono giocattoli a chi è più bravo più ne prende e devo dire che qui dentro c'è veramente tanta roba. Adesso io non ve li faccio vedere, però Enzo ve li farà vedere, ve lo ripeto, sul suo canale se vorrà, perché ancora non è detto, e lì i vostri figli, i vostri nipotini potranno vedere il tutto. Regalino per me, mi sono comprata un astuccino, questo qui, con la scritta Disneyland, perché voi non ci crederete, ma io non avevo un astuccio da portarmi dietro e questo costava 9,99 euro. Ma io ho beccato il giorno in promozione a 5 euro e me lo sono accaparrato, non potevo lasciarlo a Disneyland, non pensate. Poi, durante le nostre scorribande a Discoveryland, nella boutique di Star Wars, c'è un grande stand dove ci sono tutti i pezzi sfusi dei droni e ognuno può costruirsi il drone come vuole. Ogni drone costa 9,50 euro e questi sono stati i giocattoli piccoli dei 5 giorni, quindi i giocattoli dei 5 giorni sono stati piccoli. Uno, tre droni che sono uno, due e tre. Per mia mamma ho acquistato una cosa utile, cioè un collo per quando lei è a casa, spesso ha freddo, ha dolore alla cervicale, allora le ho preso un collo in pile con il logo di Disneyland a 14 euro. E poi per me non potevo non prendere due decori per Natale. E allora ho preso questo qui. Fantastico. Ne avrei voluto prendere un terzo, ma costava 100 euro, ragazzi. Bellissimo. Il carillon con i soldatini che suonavano. Però ho detto, ma anche no. Diciamo che ci siamo più concentrati su Enzo. E questo qui con tutti i personaggi Disney, il carosello, bellissimo anche questo. Il regalo per il nuovo pulmino invece sono due calamite. Queste qui, tutte le calamite che vedrete sono costate 6 euro per intenderci e ho preso per noi, per il nostro pulmino, questi due che sono fantastici. Mentre adesso passiamo ai regali da destinare. A due compagnetti di Enzo abbiamo preso queste tazze
termiche, queste le ho pensate per la scuola con soggetto Buzz Lightyear. Queste sono costate 14,99 cada uno, ne ho prese due e sono bellissime, belle pesanti. Poi io quando compro regali per gli altri vado sempre sull'utile o sul super idiota, quindi adesso qua vedrete entrambe le cose. Per dei compagnetti di Enzo ho preso le Pets, queste qui con i personaggi di Woody e Buzz Lightyear, mentre per le sorelline di alcuni compagnetti di Enzo ho preso sempre le Pets con Elsa e Anna, mi suggeriscono dalla regia, e questi costano 4 euro circa ciascuno. Poi per mio marichino, le uniche cose che si è preso mio marichino, tesoro, che non si è preso nulla, aspettate che sono sommersa dai pacchi. Mio maritino si è comprato le tazze Lego. Le desiderava da una vita, non chiedetemi perché, però eccole qua, rosse e blu, Forza Catania, le tazze Lego sono nostre. Non le ha prese perché sono rosse e blu per il del Catania, ma perché esistono solo rosse e blu. Bellissime, dice lui, a me non piacciono particolarmente. Mentre nelle buste poi ci sono, ah no, se le ha prese, delle minifigure che ha creato Enzo alla Lego, quindi questa è un'altra cosina che si è presa lui. In queste bag ci sono delle minifigure. Allora, qui ci sono le maestre di Enzo fatte da lui con i pezzi, cioè fatti i ritratti alle sue maestre. Lui ha quattro maestre, qua ci sono quattro minifigure, e qui invece c'è la famiglia di un compagnetto di Enzo. Siamo amici oramai con questi genitori e questi bimbi, quindi abbiamo costruito la loro famiglia, e qui invece i genitori di altri bambini compagni di Enzo. Di loro abbiamo potuto costruire solo i genitori, i figli no, perché non c'erano i pezzi adatti. Mancavano i capelli e le faccine adatte ai loro bimbi. Ultima sacchettina stracarica. Allora, qui c'è l'altra tazza che vi dicevo aver comprato. E poi qui cosa c'è? Ah, e qui c'è la borraccia nuova per la scuola di Enzo, presa anche questa al Lego Store con Apocalypseburg si dice Apocalypseburg? Apocalypseburg di Emmet, col tappo che è un pezzo di Lego, fantastico. E poi, sempre al prezzo che vi dicevo prima, le calamite, queste le ho portate per regalarle a tutti quelli che conosciamo, quindi le maestre, queste due famiglie che vi dicevo prima, 5 calamite, ho preso 6 calamite uguali così come queste, e il prezzo è sempre 5,99 cada una. Bene, questa. Ah, no! E poi stasera, ultimo regalo, mio maritino mi ha fatto un regalo. Lo apro con voi. Qui c'è tutto lo stand Pandora dedicato ai Charms della Disney, e il mio dolce maritino mi ha regalato il castello, Le Petit Château della Bella Addormentata. Allora, io adesso ve lo faccio vedere così. È stupendo, è costato, ve lo dico, tanto lo so, 69 euro. Però è molto molto bello ed è il regalo, diciamo così, oltre la vacanza, dei nostri 10 anni di matrimonio, perché tutto questo viaggio è stato il nostro regalo dei 10 anni di matrimonio. Quindi ci siamo regalati questo viaggio e abbiamo voluto regalare a Enzo un bel sogno, che domani però finisce, perché domani abbiamo l'aereo che ci riporta a casa nel tardo pomeriggio. Ho comprato anche questo qui, che è lo zainetto che mi serve per metterci dentro parte di queste cose, se non avevo dove metterle. Questo l'ho preso a 14 euro, 10 euro, non mi ricordo, non ricordo quanto, perché non l'ho preso per regalarlo, ma l'ho preso per usarlo. E basta. Questo ciò che porto con me a Catania. È stata una bellissima vacanza che è volata in un lampo, 5 giorni e mezzo stupendi che sono veramente volati in un attimo e che ci lasceranno comunque un ricordo bellissimo.
È proprio il motivo per cui ho voluto fare questa hall da questa stanza, perché mi sembra così di rimanere un po' sempre a Disneyland. Ogni volta che aprirò questo video, non guardo i miei video, ma questo lo riaprirò. Ogni volta che riaprirò questo video, mi sembrerà di essere di nuovo volata in Francia a Disneyland Paris. Bene ragazzi, ora vado a fare le valigie, vi mando un grande bacio da Parigi e noi ci rivediamo sempre qui sul canale. Un grande bacio a tutti! Au revoir!